Esercizio numero 8, sempre abbiamo il nostro DC Future sull'oro. Andiamo a vedere qual è l'operazione che proponiamo per questo esercizio insieme. Abbiamo un bull put 1250-1245 con un 4% degli strike distanti dal prezzo attuale e ci troviamo in prossimità di un supporto. RSI intorno ai 39, quindi è, sì, diciamo che potrebbe essere un buon segnale, ancora non ottimo perché non siamo lì sotto dei 30, quindi non è un ipervenduto, ma ci stiamo avvicinando al valore di ipervenduto. Con l'ipervenduto siamo più favorevoli se andiamo long di un'operazione, o in questo caso un'operazione non ribassista, quindi con un bull put. I prezzi proposti in questo caso abbiamo 1,05 per la soglia mercato che paga 50 dollari, 0,9 soglia silver che paga 90 dollari e gold 1,2 che paga 120 dollari. Ricordo che chi sceglie MKT sceglie mercato, significa che avrà in macchina questa operazione nel momento in cui iniziamo l'esercizio. Chi sceglie la soglia silver o la soglia gold avrà questa operazione nel momento in cui il prezzo della combinazione si alza e per far sì che questa combinazione si alzi, il prezzo del sottostante si deve avvicinare agli strike e quindi deve scendere un po'. Fate la vostra scelta e noi intanto proseguiamo con il nostro esercizio insieme. Come sempre ricordo che chi è entrato a Market MKT ha in portafoglio l'operazione. Nella parte in basso vedete la variazione del prezzo della combinazione in relazione al movimento del sottostante e al passare del tempo. Abbiamo visto che abbiamo preso un primo ingresso abbastanza buono perché ha rimbalzato su un livello di supporto, l'operazione è andata subito su, ha però poi stornato un po', infatti ha fatto sì che entrasse la soglia silver ad un prezzo di 0,9 con un premio di 90 dollari. Siamo ancora relativamente non troppo vicini alla stop per la soglia market che è prevista ad un valore di 1,5. Andiamo a vedere come proseguiamo con l'operazione, al momento siamo ancora in gioco con entrambe le soglie. Abbiamo anche soglia gold. Il titolo sta continuando a scendere un pochino in maniera discreta, diciamo, però abbiamo il decadimento temporale che un po' gioca a nostro favore. Se prima il cambiamento del prezzo era più repentino perché mancava più tempo alla scadenza dell'operazione, adesso una discesa della stessa entità fa sì che il prezzo si muova un po' meno. Quindi abbiamo un ingresso anche gold con 1,2, un premio di 120 dollari e al momento non siamo in stop ancora con nessuna delle altre soglie. Quindi tutto in gioco. Andiamo avanti per vedere come proseguire. Proprio al limite, non abbiamo preso la stop, non proprio al limite, ma quasi, perché eravamo molto vicini per la soglia market, ma siamo riusciti a scamparla perché tutti quanti hanno portato a casa un premio. Ovviamente chi è un po' più alto, chi è un po' più basso, però siamo riusciti comunque a portare a scadenza questa operazione senza rischiare nulla. Andremo a vedere questa operazione. Che profilo di rischio poteva avere e quali potevano essere le migliori profilazioni per potersi approcciare alle varie soglie di prezzo proposte per questa operazione. Grazie.